Pronto, mister, buongiorno. Ciao, come stai? Tutto bene, grande mister. Come sta? Bene, 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 adesso benissimo perché siamo trovato lavoro, allora alla grande. Perché stiamo facendo praticamente questo programma che è tutto incentrato su di lei, questa giornata. Sì. In cui appunto in cui io da suo tifoso mister la stavo cercando avanti e indietro, ho chiamato il Lecce, il Catanzaro, il Crotone, e poi mentre la stavo cercando ho visto la notizia dell'ufficialità come nuovo allenatore della Samp. È proprio ieri, infatti è stata una coincidenza incredibile, mister. Infatti. Tutti noi insomma vediamo in lei un qualcuno che ha lottato, che è partito dal calcio della strada, che è arrivato poi a giocare a un ottimo livello, ma è sempre rimasto umile di fronte ai suoi compagni, anche se poi anche Ronaldo ha detto che sarebbe stato lui che le avrebbe dovuto lustrare gli scarpini. Moriero che è smarcato, Sartor prova a raggiungerlo, si coordina Moriero ed è un gol strepito. L'umiltà fa parte del campione, dell'artista, se non hai umiltà ne fai poca di strada, ecco, o se ne fai... la fai male. Io ho visto il calcio sempre come un divertimento, che la gente veniva allo stadio per vedere le giocate, le rovesciate, il tunnel, il dribbling, per cui l'entusiasmo della gente per me è stata sempre la forza principale. Io scendevo in campo senza guardare l'avversario, ma per cercare di divertirmi e far divertire.